Lo sapeva che eri di nuovo qui. Ma vuoi lasciare il bacio Matteo? Non lo vedi che ha tanto lavoro? Oh, che carina! Questa fracchia piccola piccola. Ma quella sarà di 50 quintali? Diciamo, sì. Mi piace tanto osservare come tutti quei ragazzi si danno da fare per costruirla, un po' per volta. Ho deciso, da grande farò il fracchista. Ascolta Matteo, posso partecipare anch'io quest'anno? Sono grande ora e voglio fare una fracchia grande e maestosa, come quella che prepari tu. Ti prego. Va bene Nicola, sei dei nostri. Però ricordati che una fracchia si fa prima con il cuore e con i sentimenti di devozione verso l'addolorata. Solo così avranno senso la fatica e il sacrificio necessari per costruirla. Lo so Matteo, comunque grazie per avermelo ricordato. Facciamo che ci penso prima? Beh, ora vado. Devo fare una ricerca proprio sulle fracchie per il nostro progetto a scuola. Nicola, se vuoi ti posso dare io una mano. Che ne dici? Ma nonno, non posso, non vedi? Ci sono i miei amici, dobbiamo andare in biblioteca. Dai, facciamoli venire. Che ne dici? Ok. Ehi ragazzi! Il nonno mi ha chiesto di fare una ricerca alternativa, al solito studio in biblioteca. Che ne dite se ci provassimo? Dai, 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 sarà una bella esperienza. Sì, 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 dai, proviamoci. Ok, allora seguitemi. Ciao ragazzi, come va? Buongiorno, signor Antonio. Tutto bene? Sì. Che ne dite, andiamo? Sì. E andiamo. Venite con me, vi faccio vedere una bella cosa. Questa è la chiesa dell'Addolorata. Lo sappiamo già, da qui parte la processione delle fracchie il venerdì santo sera che accompagna la Madonna in cerca di suo figlio. Calmatevi, fate silenzio e seguitemi. Entriamo. Ma dove ci troviamo? Cos'è questo posto? Ragazzi, dovete sapere che tutto parte proprio da questo posto. La chiesa dell'Addolorata è stata costruita sopra un vecchio oratorio dedicato a San Vito e San Rocco. Sorgeva alquanto distante dalle terre di San Marco e Lamis e nelle vicinanze c'era la strada che portava a San Severo. Questo era un ospizio per malati e pellegrini di passaggio verso la grotta di San Michele. Qui vi era una cappella che aveva sulla facciata le statue di San Rocco e San Vito e della Pietà. E agli inizi del Settecento avvenne un fatto straordinario. Sì, raccontacelo, siamo curiosi! Lo spirito di venerazione all'Addolorata nella terra di San Marco è cominciato agli albori del 1700. In essa, terra di San Marco, v'era un
buon sacerdote chiamato Don Costantino Iannacone, il quale, oltre alla grande bontà e semplicità di vita, la quale lungo tempo già menato avea con continui digiuni ed astinenze, era anche oltremodo devoto della benedetta statua della Madonna Addolorata col Figlio, ed ogni volta che davanti questa passava era solito di salutarla con recitar tre volte l'angelica salutazione e tant'altre, l'orazione domenicale. Una delle volte, dindi passando, mentre le solite preghiere alla Somma Vergine sporgeva, vide che l'istessa statua, con soavità e gravità divina, apriva e serrava gli occhi. Muoveva ancora le braccia, quale a modo di croce, avanti il petto e poscia li metteva sotto il Figlio. Per tal stravagante visione si sentì il fortunato Costantino infondere una celeste consolazione e allegrezza nel suo animo, ma mischiata ancora con non poco spavento. Un dì, il devoto Don Costantino, per la stessa strada per San Severo, mentre passava davanti l'ospizio, le sue solite preghiere alla statua della Addolorata spargeva. Vide e intese, oltre il solito movimento dei lumi e delle braccia, muoversi quelle melliflue e dolci labbra e tra di quelle una dolce e divina melodia formandosi. Intese tali parole alle sue orecchie intonare. Don Costantino, è già venuto il tempo che io ti faccia riposare dai tanti tuoi travagli. Disponi alle cose tue e preparati, perché voglio consolarti e darti un tesoro in terra e in cielo. Ma devi piangere con me i dolori del Divin Figlio. Subito costui, avendosene andato a casa, si sentì d'una leggera febbre assalire, onde, postosi a letto, senz'altro perdita di tempo, con devota e umile preparazione di pietosi prighi ed affusione di lacrime, riceve il Santissimo Sacramento dell'Eucarestia. Poscia, chiamato il reverendo arciprete, gli comunicò la sua intenzione di dotare la cappella di San Felice e di voler titolare il patronato alla Vergine Addolorata, che, con le sue lacrime, accolse il Cristo sceso dalla croce. E così, nel 1717, Don Costantino Iannacone, per riconoscenza del miracolo ricevuto, fece erigere a sue spese una chiesa, dedicandola ai sette dolori della Vergine Maria, presso il Lazzaretto. Si sa inoltre che nel 1735 era presente a San Marco in Lamis e curava le attività presso la Chiesa dei Sette Dolori, una compagnia dei devoti al cuore trafitto di Maria. Il culmine del culto era per la celebrazione dei dolori di Maria e in particolare, si legge nello statuto, nel giorno dell'arresto di Gesù si terrà una solenne processione per tutto il luogo di San Marco, ben inteso che la processione si debba fare la sera di detto giorno con la Madonna che cerca il Figlio, ma senza pompa e cera, ma solo con le fracchie, e anche il dì seguente per accompagnare i dolori della Madonna che deposita il venerando corpo di Cristo nel sepolcro. È vero, nonno, l'arresto di Gesù secondo i Vangeli è avvenuto il giovedì santo. E infatti, anticamente, la processione delle fracchie veniva fatta il giovedì santo, dopo il tramonto, e per raggiungere la chiesa della Addolorata, che si trovava lontana dal centro abitato, c'era bisogno di illuminare il percorso con torce, chiamate fracchie, che significa appunto fiaccola. Ora ho capito perché inizialmente le fracchie erano molto piccole da poter essere portate da una sola persona. E poi, signor Antonio, che succedeva? Poi la processione arrivava fino alla collegiata e qui la statua della Addolorata vi rimaneva per tutta la notte. Veniva ripresa alle prime luci dell'alba e riaccompagnata dal popolo per le vie del paese alla ricerca di suo Figlio, senza la luce delle fracchie, perché ormai era giorno. Poi si fermava nella chiesa dell'Addolorata fino a sera. E poi succedeva una cosa curiosa che ormai è scomparsa, cioè la fiuta. Che significa? Significa
che la statua dell'Addolorata veniva riportata in fretta e senza il concorso del popolo nella chiesa della Collegiata, dove nella giornata del Sabato Santo avrebbe incontrato suo figlio risorto. Era una funzione molto suggestiva, che ricordo con commozione e un po' di paura, perché nel momento in cui Gesù risorgeva si scatenava un fragore fortissimo, provocato da urla, sedie battute sul pavimento, pugni sui banchi per simulare il terremoto, che provocò lo spostamento del grosso masso che chiudeva la bocca del sepolcro, dove erano contenute le spoglie mortali di Cristo. In quel momento le campane suonavano a festa e si intonava il Gloria. La fuga della Madonna veniva fatta lungo le strade esterne al paese, per cui veniva detta For For. Che emozione, nonno! Certo che vivevate veramente con tanto fervore gli eventi della Settimana Santa. È vero, la Madonna sicuramente non si sentiva sola nel suo dolore, vista la commossa partecipazione di tutto il popolo alla passione di suo figlio Gesù. Beh, oggi non è proprio la stessa cosa, ma le fracchie testimoniano lo stesso spirito di devozione e compartecipazione al dolore di Maria, che rappresenta tutti i dolori del mondo. In un suo scritto, Gabriele Tardio, grande studioso e sostenitore del recupero e della valorizzazione di questa tradizione, ha interpretato molto bene questo sentimento quando dice: devoti solo a Maria Addolorata in questa sera tremenda. C'è partecipazione al dolore vivo di una madre che cerca il figlio con il coro del popolo compatto e del fuoco eterno. È più sicura Maria Addolorata in questa compagnia, coperta dal suo manto buio e con i colori della notte. Non si annulla nell'abisso tragico del dolore. Mentre le fracchie si consumano come ogni fatto umano, il popolo tutto partecipa con un incedere cadenzato. I passi confusi nei canti evocativi e potenti dello Stabat Mater e del Miserere. Oh, ecco di ritorno gli altri. Venite, venite, siamo qui. Com'è andata? È andata molto bene. Pensate che siamo riusciti ad intervistare più di 20 persone di ogni età e professione. Anche i forestieri che vivono nella nostra comunità. E sapete cosa abbiamo scoperto? Per tutti la fracca rappresenta un riferimento importante di cultura, tradizione, fede, integrazione e anche d'orgoglio per la nostra città. E allora tutto questo basta affinché questa tradizione possa essere tramandata alle generazioni future? Sì, signor Antonio, e visto che per ora le generazioni future siamo noi, al lavoro! Conoscere le nostre tradizioni ci aiuta a valorizzarle ed impegnarci per conservarle nel tempo. Non vedo l'ora di cominciare! Grazie, nonno! Ci piace!